E poi vogliamo capire, lo chiederemo con un'interpellanza specifica e dettagliata, se sulla base di questi numeri è stato adottato il progetto di legge che ricostruisce la rete ospedaliera della Regione Abruzzo, una rete che riconosce 8 DEA di primo livello, nessun DEA di secondo livello e che parifica un ospedale come quello di Pescara che nel 2018 aveva 25.510 ricoveri, nel 2019 perde 6.000 ricoveri con un 30% in meno del tasso di ospedalizzazione e viene parificato ad ospedali pur importanti ma sicuramente inferiori come numero di ricoveri. Parlo per esempio di Lanciano con i suoi 6.000 ricoveri. Ecco, noi vogliamo capire se questo dato sbagliato sarà corretto, vogliamo capire il tracciamento, come è stato possibile commettere un errore di questo tipo, perché abbiamo confrontato i dati del riepilogo dei ricoveri con quelli comunicati dai singoli primari. E poi vogliamo chiedere se sulla base di questi dati c'è stata una programmazione sbagliata presso il Ministero di personale, finanziaria, di apertura di alcuni reparti e se sulla base di questi dati è stata costruita una nuova rete ospedaliera.